Non è solo qua il problema, io adesso finiamo il giro, è da stamattina alle 9 che giriamo. Stamattina alle 9, però sono i manutentori del comune, stiamo in giro. E qual insieme. È la situazione? Fammi capire. Abbiamo le conche, abbiamo tutte le aree. Abbiamo una situazione abbastanza complicata perché queste piogge insomma hanno appesantito notevolmente i versanti e lì dove già un po' di criticità c'erano chiaramente non ha retto. Per esempio in questo caso non è soltanto una questione della viabilità, ma abbiamo un terreno seminativo proprio a monte della strada che si è appesantito, si è staccato tutto il pezzo chiaramente. E sta scendendo, e sta, si sta. Ma è una strada, tra l'altro c'è un qualche... Invece su nell'abitato? Nell'abitato noi abbiamo una versante più complicato che abbiamo noi, i versanti più complicati sono due. Uno è questo di via Marconi e c'è questo canale che ora da qui non vedi, che sta oltre questo promontorio, oltre questa collina, c'è questo canale che porta le acque a defluire fino a valle e c'è questo, sono state realizzate delle briglie che abbiamo proseguito in questi anni grazie anche alla regione Basilicata con il supporto della Protezione Civile e capito, cioè, i lavori, quindi abbiamo disciplinato delle acque che vengono raccolte dal centro storico del paese verso valle, quindi in modo da evitare lo scalzamento ulteriore di versanti a danno naturalmente delle parti più vicine al centro, degli estramurali sostanzialmente. E questo è un tema. L'altro tema invece è zona Torchiano, dove noi abbiamo anche presentato un progetto, in zona Torre di Pino, dove ci sono dei pozzi drenanti da di sostruire perché non stanno funzionando più, e su quello abbiamo presentato un progetto tra le priorità insomma della Regione Basilicata presentata al governo. Sì. Era l'anno scorso. Sì. Adesso stiamo aspettando insomma, i risultati di questa ricognizione che sta facendo il governo, l'assegnazione delle risorse. Sì. Però contestualmente c'è un lavoro in corso in questo momento della regione, direttamente della Regione Civile, un po' più sopra, sotto i parcheggi praticamente. Siamo sempre nella zona Torchiano, sotto la zona Torchiano, però su via Trinità un po' più a monte rispetto all'intervento di cui ti parlavo poc'anzi. E stanno insomma realizzando, lì stanno i lavori in corso, al momento sono bloccati per via di ritrovamenti archeologici, quindi stanno rimodulando il quadro economico, eccetera, però sono in corso. La verità però è che noi abbiamo tantissimi chilometri di strade rurali che sono il principale problema, perché nel centro storico... Così con la 125 adesso non ce la fai. Noi abbiamo usufruito due volte, una prima volta abbiamo lavorato sul versante verso Grottole Elice, e andiamo a completare con questa nuova misura del 25, siccome abbiamo chiuso in tempo i lavori, eravamo tra quelli che avevano chiuso subito, abbiamo potuto accedere al nuovo bagno e abbiamo avuto riscontro. Soltanto che questo riscontro è avvenuto a fine anno, quindi i lavori non erano nel piano delle opere, dobbiamo aspettare il bilancio che però insomma fino a maggio insomma, viene fatto e partiranno subito i lavori perché c'è il progetto esecutivo pronto da appaltare, dove in quella misura 105 è previsto un intervento su questa strada più altre situazioni. Che potrebbe rientrare adesso, potresti far rientrare in qualche modo i danni che hai avuto adesso? Non era calcolato così chiaramente. Però puoi insomma, fare un'ansia in qualche modo. La verità è che... si va un po' a tentoni, nel senso che non avendo mai un budget di risorse, ti affidi soltanto alle risorse che hai in quel momento e quindi fai gli interventi che puoi fare. Okay.